Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, un video che ci tengo particolarmente a fare per via di alcuni commenti che stanno arrivando ultimamente, che sono pochi per carità, però preferisco cogliere la palla al balzo per fare chiarezza su alcuni concetti. Ora dunque, sostanzialmente il filone è, avevi iniziato questo canale basandoti solo sull'evidence based, adesso il trend mi sembra no pain no gain e questo a me non piace. E quindi questo è un po' il concetto, il succo di tutti i commenti che arrivano e di questo mi dispiace molto, anche perché molti commenti dicono ah, lo fai per una questione di marketing, di vendere il tuo metodo e tutto il resto. Allora, vorrei far chiarezza su questi argomenti. Io credo, nel momento in cui sicuramente ho cambiato alcuni trend di video, ok? Però questo cambiamento l'ho sempre visto in maniera positiva, nel senso che essendo stato sempre apprezzato per l'alto tecnicismo di quello che portavo, dal mio punto di vista, vedere una persona che comunque stimo, perché si presume che se mi seguiate mi stimiate e se apprezzavate quei video mi stimiate, vedere una persona che stimo parlare e dare alcuni concetti, cioè una persona che dico, lui è tecnico, quindi c'è un bel bagaglio, e proprio lui, che è tecnico, mi va a parlare del no pain no gain, tra virgolette. Questo dovrebbe far partire una riflessione, ok? Un mettersi in discussione. Ma sarà, cioè, qual è il motivo? Sarà che forse mi sto perdendo qualcosa? Che forse questa avversione verso il no pain no gain non è così giusta come appare? Perché se una persona che conosce comunque tutte le evidence based, che si legge gli studi, che ha presentato molti concetti, adesso mi dice queste cose, allora potrebbe essere uno spunto di riflessione, e questo lo dico perché io per primo mi sono messo in discussione andando poi a fare una certa tipologia di video, comunque in genere. Ok, quindi detto questo, io, diciamo, dal mio punto di vista possono essere, perché continuerò assolutamente a farli, possono essere degli ottimi spunti di riflessione. E sicuramente il fatto che io vada a dire certe cose non compromette tutto quello che ho sempre detto, nel senso che il bagaglio tecnico c'è sempre, ok? E questo i ragazzi dell'Academy lo sanno bene, perché la prima parte di lezione è tutto super tecnicismo, ok? Quindi tutto evidence based, se vogliamo. Dunque, il punto, il secondo punto è che purtroppo vedo che c'è sempre un fraintendimento di quello che è questo no pain no gain. Nel senso che in un commento dicevano l'evidenza scientifica dice una cosa, quindi si tratta o di credere a scienza o di essere terapeutisti. In sostanza il messaggio che è arrivato probabilmente a questo ragazzo è che se ti alleni a cedimento, visto che la scienza dimostra che, poi non so, anche su questo discorso ci arriveremo, però visto che ci sono studi che dicono che bisogna fare una certa cosa, se non segui gli studi allora è come se fossi un terapeutista, ok? Quindi sei un'amenità, non credi nella scienza e sbagli per forza, perché gli studi dicono quello, punto. Ora, l'evidenza scientifica è magari un metastudio, ok? Una meta-analisi su tutti gli studi fatti nel corso di decine e decine di anni sulla creatina, ok? Questa può essere un'evidenza scientifica. Un'evidenza scientifica può essere il fatto che la Terra giri attorno al Sole, ok? Degli studi fatti su quelli che sono i risultati di allenamento non sono assolutamente evidenza scientifica. Perché lo dico? In primis perché ho avuto la fortuna di lavorare con i principali ricercatori, ok? Nell'ambito del bodybuilding, e loro per primi non dicono che questi studi sono verità scientifica in assoluto, ma sono degli studi che hanno dei risultati, ok? Che vanno interpretati. Perché se ci pensate bene, voi quando impostate un programma di allenamento, cos'è che state attenti? A come mangiate, a come dormite, a come conducete la giornata, e ve ne accorgete che se una di queste cose cambia, se magari saltate pasti oppure sgarrate, se magari non riuscite a dormire bene, se camminate di più o di meno, insomma, se qualcosa cambia, cambia anche bene o male quello che succede in palestra, ok? Allo stesso modo vi sarete benissimo accorti che il concetto di cedimento, di effort, è molto soggettivo. Difatti, di nuovo, all'Academy a molti ragazzi li spingevo al massimo, dicevo, quante ce n'hai secondo te? Anzi, c'era la fortuna che un ragazzo aveva lo stesso macchinario, dice, io con questo carico ne faccio 8, e ne ha fatte 15, ok? Quindi anche il concetto di cedimento è molto soggettivo. Perfetto. Quindi, sostanzialmente, a meno che non si faccia uno studio con un altissimo campione di soggetti, quindi più di 100 persone,
per tanti anni, quindi osservazione per tanti anni, in ambiente controllato, quindi questo è la cosa più difficile in assoluto, quindi controllando esattamente come conducono la vita, che cosa mangiano, eccetera, a meno che non ci siano tanti studi di questo tipo, allora non potete parlare di evidenza scientifica, ok? Ed è quello di cui mi sono reso conto io a un certo punto, che ho detto, io ragazzi, io qualsiasi cosa facevo, lo facevo perché era evidence-based, ok? Se lo studio diceva una cosa, Ludovico la faceva. Se lo studio diceva che non andava fatta, Ludovico non la faceva, punto. A un certo punto mi sono sentito un deficiente, perché mi sono reso conto di quante limitazioni c'era, perché andavo a vedere gli studi, magari facevo una cosa e poi vedevo che lo studio era fatto su tre ragazzi che non si erano mai allenati, in cui li facevi fare un 3x4, tre volte a settimana di leg extension a uno, di leg press all'altro, un accedimento, uno in buffer. Quindi, cioè, non rappresentavano me quelle persone, ok? E così è per quasi per la stragrande maggioranza di tutti gli studi, ok? Che sono a supporto di queste cose, che vanno benissimo, perché... Per carità, la scienza deve andare avanti, la letteratura deve andare avanti e questo va benissimo, però ancora non siamo al punto di poter stabilire delle verità scientifiche su questa materia. Ok, quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che il concetto di no pain, no gain e di intensità in generale viene, e lo vedo per quanto io mi sforzi di spiegare che cosa intendo veramente, vedo che non passa e non arriva. Avete visto il video workout in cui mi esprimevo, avete visto tanti altri video in cui parlo di questi concetti, e l'unica cosa che arriva al cervello di molte persone è: ah, quindi vabbè, vado in palestra, sollevo il sollevabile, sparo tutto a cedimento, così mi ammazzo, vado in rower reaching, non va bene. Ma io non ho mai detto che debba essere fatto così. Cioè, il fatto di fare gli atleti, il fatto di creare effort, di spingersi al massimo, non vuol dire che non ci devono essere logiche di programmazione, non vuol dire che devo fare degli schemi motori sbagliati, non vuol dire che vado in overreaching, mi faccio male, mi sovralleno, muoio, le locuste, la peste bubbonica, cioè non vuol dire tutto questo. Semplicemente vuol dire che, lo dico sempre, forma in primis, poi quindi forma esecutoria che deve andare a migliorare costantemente nel tempo. In secondo luogo devo avere delle logiche, che sono le quattro variabili di cui ho parlato, ok? Quindi anche un altro commento: ah, quindi non sono più le quattro variabili. No, ci sono ancora le quattro variabili. Perché? Ho detto mai che non hanno logica le quattro variabili? Che no, quelle sono le logiche, i capisaldi di come programmare il nostro allenamento. Quindi, wow, vanno super bene, ok? Volume, intensità di carico, effort, quindi intensità percepita e densità. Sono sempre quelle le logiche, ok? Quindi impostare tutto quanto con logica, lavorare in maniera precisa, con dei concetti, con una progressione che sia reale nel tempo, però per farlo fate gli atleti, cioè andate in sala pesi e spremetevi. Ma perché lo dico? Perché il concetto di spremersi, innanzitutto c'è il terrore che si va in sovrallenamento, che non va bene, che non è sopportabile, e questo assolutamente non va bene. Cioè, se dovete fare gli atleti, dovete far quello, cioè sta in questo il punto. C'è chi gioca in parrocchia, lo dico sempre, chi invece gioca in Serie A. Ora, se voi volete arrivare in Serie A o comunque volete parlare di calcio, prendete la Serie A come argomento. Non potete fare un trattato sul calcio, dire le verità assolute sul calcio, prendendo come esempio i ragazzi che giocano in parrocchia. Non ha senso. Quello è, sì, è calcio, ma è calcio come hobby, ok? Cioè, se io parlo, Ludovico, parlo di bodybuilding, io vi parlo di come ci si allena il bodybuilding agonistico, professionale, ok? Se poi faccio un video in cui come ottenere dei discreti risultati senza massacrarsi, allora è un'altra logica e sicuramente interessa tante persone, non dico che è un giusto o sbagliato, ok? Quindi dovete avere delle logiche, ma dovete fare gli atleti, dovete portarvi al limite. Ma perché questo? Perché se non vi portate al limite non state progredendo su niente. Cioè le vostre le progressioni che vengono fatte con calcoli, numeri, percentuali, sono delle progressioni fittizie, sono progressioni magari sullo schema motorio, sull'alzata, ma non sono progressioni di stimolo sul distretto muscolare. Assolutamente no. C'è un minimo di miglioramento a questo punto di vista, però sono tutte logiche che sono rubate alla pesistica, dove si lavora sull'alzata. Nel bodybuilding è sempre stato fatto e i migliori tecnici e anche i ricercatori che operano nel bodybuilding fanno così. È sempre stato fatto un lavoro intenso, ci si allena sempre portandosi al limite. C'è chi ci riesce meglio, chi ci riesce peggio, però l'intento, la logica è sempre quella. Io vado in sala un giorno, mi spingo al limite e la volta dopo che mi ritrovo nella stessa seduta devo fare un qualcosa che non ero in grado di fare. Perché se io non mi spingo al limite e la seduta dopo faccio di meglio,
magari lo potevo fare anche la seduta prima, quindi non c'è una reale progressione. Semplicemente ho stimolato meno e poi ho stimolato di più, ok? Però non state realmente progredendo. È come se andate a fare una camminata di 3 km, poi di 4, poi di 5, poi di 6 e dite, beh, vedi, sto progredendo, faccio sempre più chilometri. Sì, ma le gambe non ti diventano come Tom Platz. Cioè, stai progredendo senza dare stimoli. Cioè, la progressione c'è, ma è una progressione prettamente numerica, ok? Quindi il mio concetto è soltanto questo. Fate tutto con logica. Tenetevi carichi, impostate degli schemi, prendeteli anche alla pesistica, inserite un lavoro in buffer se avete i carichi che vi permettano di creare intensità ed effort con questo lavoro. Quindi, per amor di Dio, progressione sulle variabili, parametri, sono cose che io stesso spiego all'Academy, ok? Quindi non sono cose che tra virgolette ho rinnegato, ok? Ci sono ancora, esistono. Però mi sento, proprio perché c'è tanta difficoltà a capire questo, mi sento di dover fare dei video o comunque di dire che in tutto questo bisogna spremersi, bisogna comunque spingersi al limite, perché lo sport è questo. Se volete fare sport, se volete provare a fare Serie A, fate così. Se non volete, allora dite, io sono la persona che gioca a calcio in parrocchia. Non mi va di arrivare a quello, mi accontento dei risultati perché mi piacciono, perché la mia genetica mi porta dei bellissimi risultati così, quindi sto così, fine, ci sono, a posto. Però con questo non vuol dire che giocare in parrocchia è quello che tutti dovrebbero fare, perché magari c'è una persona che viene, che vuole avere dei risultati top, vuole fare carriera in agonismo, allora gli dico, per fare così, lavori in questo modo, ok? Quindi è semplicemente questo, io non voglio che ci siano fraintendimenti da questo punto di vista, non voglio che si concepisca come se io dica di fare quello che cavolo vi pare, però portare tutto a cedimento, andare in palestra, sollevare il sollevabile, fare le cose a caso. Non è assolutamente questo, perché il no pain no gain, come viene interpretato, è questo: la gente andava in palestra, metteva 100 kg di panca come minimo, proprio starting point, e iniziava a farli con lo spotter che ti aiutava per fare sempre meglio. Ma non è questo che sto dicendo. L'unica cosa che vi sto dicendo è che bisogna lavorare intensamente, bisogna farli atleti. E con questo concludo perché sta venendo sicuramente lunghissimo, non crediate che sia frutto del marketing, perché se io avessi voluto far marketing, e ho tantissimi colleghi che mi hanno detto, Ludovico, sono deficiente, avrei dovuto prendere la moda, il filone. Qual è lo youtuber che ha attualmente più numeri in assoluto? Nippard, probabilmente, che ha il filone dell'evidence based, quindi dell'allenamento in buffer, tutti i calcoli percentuali, benissimo. Avrei fatto programmi su questo filone, avrei venduto diamine terribilmente di più. Però che cosa succede? Che sui programmi che vado a fare, io lo dico ragazzi, non sono per tutti, cioè lo dico, più di questo non posso fare, ma molti lo sanno che quando mi scrivono in privato, io sono il primo a dire, guarda, non ti conviene comprarlo. Quando mi scrive la persona, ah, mi alleno da tot, ho questa situazione, secondo te conviene? Io sono super trasparente, dico, guarda, non ti conviene, cioè se Zeus, se Vulcano, Hercules, non lo puoi sfruttare al massimo, non ti conviene prenderlo, perché non è per tutti, non è la mia intenzione fare marketing per tutti, perché sennò avrei seguito tutto un altro filone, avrei fatto molti più numeri. Però che cosa succede? Che la gente, quando inizia a lavorarci, dice, lo apprezza, li apprezza i programmi, perché dice, ah, adesso capisco come ci si allena, adesso capisco che posso sopportarla questa cosa, ah, porca vacca come sono migliorato. E c'è una concezione, ok? C'è proprio un qualcosa di totalmente diverso, cioè nel senso, le persone riescono a capire la logica che c'è dalla base di un allenamento comunque super intenso, ok? E capiscono allora che no pain no gain non vuol dire fare le cose a caso e fare le cose male, ma vuol dire fare le cose bene, ma bene davvero, ma bene come atleti, ok? Ci tengo ad essere super chiaro su questo. Scrivete qua sotto i vostri commenti, veramente liberi, quello che pensate, e sarò veramente veramente tanto felice di rispondere a tutti quanti, perché anche per quello che sarà il futuro del canale, per quello che sarà il futuro di tutti i nostri progetti, ci tengo a sapere il vostro punto di vista, perché ci avete supportato veramente tantissimo, ci state ancora supportando tantissimo, e però il fatto che abbia visto questo piccolo trend, che è minimo, ok? Quindi non voglio che sia un messaggio, ah, i miei follower fanno schifo o cose del genere, assolutamente no, vi adoro a tutti quanti, voi ci adorate, e è veramente bellissimo. Però molte persone hanno fatto delle osservazioni super costruttive, di questo sono veramente veramente contento, per cui vorrei che si creasse una discussione su questo argomento, quindi scrivetelo qua sotto. Scusate se vi ho rubato tutto questo tempo, però ci tenevo davvero veramente a fare questo video, e niente, ci vediamo al prossimo video.